Gaspar, sì. Siamo qui in occasione della presentazione del tuo libro. Sì, del suo libro. Del suo libro, il capobranco. Il capobranco è lui, è Leroy. Beh, senza dubbio, è lui che muove i fili di tutta la mia casa, compreso i miei. E come è nato l'incontro con Leroy? Che cosa ha portato nella tua vita? Cosa ha cambiato nella tua vita? Beh, diciamo che lui ha cambiato, lui ha molto condizionato la mia vita nel senso positivo della cosa, nel senso ha partecipato alla mia crescita sia personale che lavorativa, e quindi devo dire è stato parte viva, parte integrante di me e di quello che è stato fino ad oggi la mia vita, ecco. E da qui forse la scelta di far parlare lui, di far raccontare a lui la tua storia? Senza dubbio, anche perché parlano i protagonisti, lui lo è a tutto tondo e gli manca solo la parola, ecco, e io ho cercato attraverso le mie esperienze, le mie sensazioni di animarlo da questo punto di vista, di fargli dire quello che pensava, ecco. Gli hai dato tu la parola. Sì. Ti conosciamo soprattutto per ovviamente il grande successo accanto a Rex, sì. Ma la tua passione per gli animali non nasce da lì, viene da più lontano, no, giusto? Io ci sono nato con i cani, avevo un anno che già avevo un pastore tedesco di un anno, e quindi niente, è un piacere che mi porto fin dalla mia notte dei tempi, ecco. Se questo libro andrà bene, e ce lo auguriamo e ne siamo certi, i soldi non andranno tutti a te, vero? No, a parte io non so quello che è, perché io quando ho parlato con chi di dovere ho tenuto molto che ci fosse la parte dedicata ai cani, perché sono loro che hanno mosso questo, e quindi di conseguenza trovo giusto che i soldi andassero a coloro che hanno avuto meno fortuna di Leroy da questo punto di vista, e anche io. Ora poi le suddivisioni, quelle diciamo tecniche, le hanno fatte quelli della Rizzoli, quindi non so assolutamente nulla da questo punto di vista, anche perché non so come è gestita la questione anche dei costi, non so niente. E già questa è una conferma del tuo amore e del tuo disinteresse, no, totale in questo senso. Io faccio un mestiere che quello dell'attore già mi gratifica molto, quindi non ho da chiedere niente di più. Questo è stato veramente un gesto d'amore nei confronti suoi e degli altri suoi colleghi, amici a quattro zampe. Ecco, io spero di far del bene, continuerò a farlo, e per loro, chiaramente anche non solo per loro, e vediamo un po' come va. Quindi un grande successo in televisione, adesso un libro che lo ricordiamo, il Capobranco, sì. Eccolo qui. Quali sono i tuoi progetti? Progetti, innanzitutto nel lavoro sto girando una cosa che si chiama appunto Al di là del lago per Mediaset, e poi ci sono altri progetti con la Rai che è Il Cavaliere di Cristallo, e Donna Detective ancora, e poi c'ho un altro libro che però questa volta parla più che altro dei giovani, è molto autobiografico anche questo, anche se poi l'ho trasportato attraverso anche alcune cose di immaginazione. Questa volta l'autore sarai te, in prima persona? Sì, sì. Anche adesso lo sei stato, ovviamente, no, ma simbolicamente è stato Leroy. Allora, grazie, in bocca al lupo e buon lavoro per tutto. Grazie, credi. Grazie, ciao. A presto.